Lucera al centro ancora una volta di manifestazioni, parliamo questa volta di enogastronomia particolare, poi la terra d'Auna è ricca di prodotti tipici e Lucera ospiterà in questi 3 giorni un evento. Assessore, di cosa si tratta? L'evento che si chiama Puglia Soul Food è un evento che durerà dal 15, 16 e 17 di dicembre, che ha lo scopo di valorizzare e di promuovere i prodotti enogastronomici del territorio. Con l'occasione quindi Lucera ospiterà un mercatino enogastronomico. Avremo l'opportunità quindi di degustare quelle che sono le tipicità legate alla tradizione del posto. Sarà quindi semplicemente uno spettacolo di street food. Sarà itinerante, partirà il percorso da Porta Troia, percorrerà via Gramsci, giungerà in Piazza Duomo, coinvolgendo ovviamente Piazza della Repubblica, proseguirà per via Bovio e terminerà in via Federico II. Con l'occasione si avrà quindi l'opportunità di conoscere o riscoprire i gusti locali, sia eno che gastronomici, ma si avrà anche l'opportunità di ammirare le bellezze architettoniche della città e quindi, durante il percorso, ammirare i palazzi signorili di Lucera piuttosto che la cattedrale, ma anche tutti gli altri elementi architettonici incontrati durante il percorso. Questo evento sarà dedicato anche all'arte, quindi oltre allo street food ci sarà anche la street art, ci saranno degli artisti che puntualmente durante il percorso animeranno quindi la visita dei visitatori, il percorso dei visitatori, aggiungendo all'evento gastronomico anche un tocco artistico. Questa idea da dove parte? L'idea parte dalla regione, parte dall'associazione Daunia Soul Food che ha fatto questo progetto e con orgoglio possiamo dire che è stata scelta come location Lucera, perché l'intenzione di questo progetto era quella di valorizzare la Puglia. E quindi non soltanto però i prodotti enogastronomici, ma come vi dicevo in apertura, anche l'architettura, le tradizioni, la cultura. E quindi con orgoglio affermo che Lucera era la città per eccellenza meritevole di essere scelta.